Ma Franco! Ma dov'è? Franco! Franco! Franco, dov'è? Cosa fa? Suona o si sta fumando? Credo la seconda ipotesi. Franco! Si sente? Torni in lei! Franco, dov'è finito? Franco! Dov'è? In Tibet? Ho visto un yak. Franco, ci Franco, sente? Il Foggia ha vinto! Franco! Franco! Luci, ombre del mio karma, giocano a nascondino tra i mondi siderei. Senta, scusi, ha cambiato spacciatore? Pigliana gumblanare senza traiettore e senza combinazioni. Ma dove sta guardando? Sono stato proiettato nello spazio-tempo con tutti i suoi in, i suoi sì. yang, i suoi why, i suoi because. Soprattutto. Senta, siamo davanti alle... Eccoci qua! Franco, come sta? Voi non capite proprio niente. Ma come non capite? Buon Voi anno! Voi non capite proprio niente. Ma cosa sta dicendo? Siete prigionieri della vostra inutile quotidianità. Siete chiusi nella vostra illusoria buatta da marmellata. Ecco, questo sì, me lo dice sempre mia mamma, che sono chiuso in una buatta di marmellata. Sono in preghiera. Ah, ecco, sì. Ma parliamo di calcio. Francis, lo vuoi abbandonare questo analgesico? Quale analgesico? Che analgesico? Ha cercato il gemellaggio col monaco tibetano. Ah, sì? Ha vinto il monaco a più fantasia. No, senta, per cortesia. Senti, Francis, vuoi smettere di allattare lo ya? Ma cosa sta dicendo? Senta, sono in preghiera. Ecco, sono nell'area di rigore del mio io. Ah, ecco. Oh, il vecchio Frank. Sono nella consapevolezza dell'essere, la consapevolezza zen, chiaramente zen come Zema. Oh, finalmente vabbè. Qualche accenno calcistico. Ma perché andate in Tibet? Ma io preferivo il vecchio Frango. Sì. Sono in Tibet. Ci fa piacere. Sono nella mia solitudine. Ecco. Sembra in Maremma, però... Perché non, Nirvana è venuta, la sua fidanzata? Di Nirvana non sento la mancanza. Ma cosa il c'è? Vero Nirvana l'ho trovato qui. Sì, comunque lasciatemi volteggiare nell'oceano del nulla. Ecco, volteggiamo sul campionato di calcio... Parlando del Foggia che ha un punto dal Bari, se il non... calcio non è che un vano rituale. Ma cosa sta dicendo? Se si voleva ammazzare nella sua inutilità. Senta, si voleva ammazzare tre settimane fa. Vittoria e sconfitta non sono che le due facce dello stesso padiglione auricolare cosmico. Ah, sì? Sono equivalenti. È veramente eccolo. È tornato. Comunque, se proprio ci tenete, l'Alfred da Crona. Oh, finalmente. Comunque, se proprio ci tenete, l'Alfred da Crona. Cos'è, un attacco di... Cosa sta... Si sente bene? Partita illusoria. Sì. A tratti priva di introspezione filosofica. Ma quello può darsi. Comunque, se proprio ci tenete, sì. L'Alfred da Crona. Vabbè, è diventato barese pure. L'Alfred da Crona. Sì, abbiamo capito, l'Alfred da Crona. Ma cosa avrà fumato? Oh, calcio d'inizio. Il fischio... Calcio d'inizio, via! La fine fredda... della partita. Ma come fine della partita? 2-1 per la squadra guidata da Siddhartha Catuzzi. Sì, Siddhartha Catuzzi. Comunque nella nostra filosofia, ecco, del why, del because, non ci facciamo travolgere dall'emozione. Ah, no? Ora lasciatemi stare, lasciatemi meditare nel mio io, no, nel mio inconscio. No, no, senta, parliamo del Foggia, un attimino, la preghiamo. Del Foggia? Sì, sì, del Foggia. Abbiamo vinto. Sì, questo lo sappiamo, ma vogliamo parlare della partita? Della partita non abbiamo già parlato? Sì, ha detto solo la fredda cronaca e il fischio finale, non mi sembra un... Non basta la partita, la fredda cronaca, eh? No, direi che si aggiunge dei particolari sulla partita, non so, di ieri. Chi ha segnato, cose del genere. Ha segnato Boccadoro, Boccadoro Cappellini, sì. E il piccolo Buddha Bresciani. Ma se... vabbè, senta. Vabbè, lasciamo stare questa. Lasciatemi nel mio io, lasciatemi nella mia. No, noi la lasciamo volentieri, però prima dobbiamo farle vedere un filmatino che forse la riguarda. Avete il regalo del buon anno? Sì, abbiamo il regalo del buon regalino. Anno. Proprio davvero? Quello, così forse... Sarà più chiaro il suo stato mentale. Vediamo il filmato. Ci sono delle interviste. Avevi dei saluti particolari, ecco, Rambaudi. Sì, volevo salutare Franco e Stop. Sì, grazie, no? Con sentimento. Sembra, e dirti una cosa. Sì. Scurnacchiut. Ah. Mi hanno parlato di una storia di Rambaudi e Nirvana, per cui Rambaudi ce l'ha un po' con Franco, Franco ce l'ha con Rambaudi. Non abbiamo litigato. Non lo so, no, non penso. La relazione fra Nirvana e Rambaudi, la ragazza di Franco e Rambaudi. Ma questo penso di sì, ma lo sa tutta Italia ormai, no? Lo sa dire, tutta Italia! Franco, poverino, mi dispiace, ma... Che poverino pure la ragazza. Ma che poverino poverino. Hanno fregato pure la ragazza. Ma che... Franco, io ti faccio gli auguri di Buon Natale, poi... Ti ringrazio, ti volevo dire una cosa. Si chiudono tutti in un panare di comunicetti. Parole pesanti, eh? Insomma, Nirvana se la spassa con Rambaudi. Ma non faccio finta di nulla. Comunque per me è tutto inutile. Non mi lascio travolgere da queste inutili provocazioni. Ma è giusto. Lei ormai ha raggiunto la sua pace. Posso lanciare un messaggio ai tre moschettieri? Prego. A questi tre giocatori. Fai, dimostri di aver raggiunto una pace interiore, che queste cose non scalfiggono il suo io. Vada, con calma. Senti, signori. Sì. Signori, hai partecipato a Scommettiamo Che? In effetti sì, c'era. Scommettiamo che sbagli un rigore, eh? Senti, Stoppa, ti sei stirato l'imbossibile. Non ti lasciano più giocare, eh? Senti Rambaudi, o meglio soprannominato Rambaudi de Bergerac. Beh, con questo naso teatrale cosa vuoi, illudere con Lodi? Senta, senta Franco, ecco, torni a fumare, va, che forse è meglio. Vabbè. Roba variata, sicuramente. Chissà se tornerà a Foggia. Guarda come si muove.